Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Hola a todos y todas, hola Davide. Privietzien. Ciao amici, come state? Benissimo. Bene. Grazie. Mi risponde lei, amici, mi risponde lei. Va bene, cari amici russi, siamo di nuovo alle porte di casa vostra. Alle porte di casa vostra per andare di nuovo a reazionare una canzone dello splendido sciamano. Fantastico, Davide. Quanta emozione ci ha dato questo artista. Sì. In tutti i sensi, perché l'abbiamo insomma reazionato grazie a voi, ovviamente, alle vostre segnalazioni, ma è entrato dentro di noi con la sua grandissima e bellissima voce. Siete entrati anche voi, cari amici del pubblico, dentro di noi, perché continuate a scriverci, commentarci ogni giorno, quasi ogni ora, ogni minuto. Insomma, è bellissimo avervi qui con noi e noi siamo lieti di starvi vicino in questo momento, e siamo molto vicini e piacevolmente vicini a voi, perché siete un popolo fantastico, un popolo sofferente anche in questo momento, purtroppo, però. Ma soprattutto con tanto amore, Davide, con tanto amore da dimostrare. Commenti belli, e no, ci hanno fatto vedere che siete persone meravigliose, e siamo noi lieti di sentirvi, di ascoltarvi e di vedere ogni commento. Oggi andiamo a reazionare proprio il nostro grande sciamano con Dancing on the Glass, quindi danzare sul vetro, no? Sul glass, sul vetro. E abbiamo anche il testo qui in italiano, insomma, un bel testo. Vediamo come lui lo potrà, insomma, trasformare con la sua bellissima voce. E credo che una canzone, questa canzone qua, lui canta su un palco a della gente, quindi non è proprio vero e proprio video musicale. Meglio ancora, quindi meglio. Se è una live sarà ancora meglio, perché possiamo gustarlo in un'altra versa, in un altro modo. Quindi vi dico a tutti voi, siete pronti con noi ad andare a reazionare lo sciaman? Tutti pronti. Va bene, andiamo Laura. Andiamo. Kick!
для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы, танцы на стеклах, я бы не исправил. Un'altra fascetta, no? Non ci ha fatto vedere, sì, diverso. Sì, è diverso in, con i suoi capelli. Tu no? Sì. Tu sei sempre diversa. Sempre diversa. Shaman, non lo so, ha quella potenza nella sua voce, nel suo modo di cantare, che costringe quasi a chiudere gli occhi, a pensare, a riflettere. Infatti, più di una volta nei suoi acuti, nelle sue, insomma, in questi gorgheggi che aveva, dovevo chiudere gli occhi a ascoltare, goderlo. Sì, goderlo, come quando bevi un bicchiere di vino pregiato, nel senso, lo bevi, lo sorseggi, sì, lui è un artista da sorseggiare, da gustare, e siamo contenti noi qui in Italia, ma anche in Colombia, perché giustamente due nazioni, di reazionare questo artista per farlo uscire realmente fuori dalla Russia e farlo conoscere in tanti altri posti, perché come noi devono imparare a gustarlo nelle sue canzoni. Laura. È vero, Davide, tu hai bevuto, si dice, no? Sì. Un bicchiere di vino, io anche un bicchiere d'acqua, perché ti ha fatto sentire questa melodia, con voglia così di ballare un pochettino. Molto bella, molto tranquillo, il testo fantastico. Oggi Shaman è entrato dentro di nuovo. Sì, questi sono quegli artisti classici che a noi piacciono perché in ogni reazione ci lasciano qualcosa dentro, riescono a lasciarci qualcosa di positivo, qualcosa di bello per la giornata, per poi andare a vivere la giornata che andiamo a fare, perché giustamente non stiamo sempre qua, e quindi è questa la cosa bella, avere degli artisti che hanno questa potenza nella loro voce e questo carisma particolare che, insomma, ti rallegra una giornata, ti attristiscono, dipende come stai anche tu di umore, cioè, nel senso, quindi dipende come stai. Comunque, cari amici, ancora grazie per tutto quello che state facendo per noi, per tutte le iscrizioni e tutto. Io spero soltanto che questo video venga e non venga col copyright, lo spero, perché gli ultimi video dello sciamano sono stati purtroppo dalla casa produttrice bloccati, quindi abbiamo avuto noi problemi, abbiamo dovuto oscurare, non sono venuti monetizzati, quindi non abbiamo potuto, diciamo, ricevere un piccolo compenso che abbiamo nelle visualizzazioni. Comunque, vi ricordiamo che anche voi, se volete, potete supportare il nostro canale con una donazione anche di uno scellino, non so quanto, un dublo, un caffè, qualcosa per che ci porti giustamente noi ad andare avanti, e lo faremo lo stesso, però lo faremo lo stesso ugualmente, ma insomma ci rende lieto giustamente di farlo, quindi vi ringraziamo ancora, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, quelle delle notifiche, quella che Laura fa così, per continuare, insomma, a vedere e essere sempre aggiornati sul nostro canale. Grazie Sciamano. Viva il popolo russo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! Ciao.